Ciao, sono Giuseppe di giuseppevipia.com e in questo video scopriremo insieme come fotografare le stelle. In questo video scopriremo insieme come fotografare le stelle e gli oggetti celesti e le raccomandazioni che vi darò valgono per tutti quegli oggetti celesti che vorrete fotografare durante la notte. Pensando all'astrofotografia, subito si pensa a attrezzatura molto costosa, ma non è così. Qualsiasi fotocamera in vostro possesso, infatti, è idonea per fotografare la volta celeste e l'unico accessorio in più che magari dovrete procurarvi è il treppiede. Il treppiede serve perché utilizzeremo dei tempi di esposizione molto lunghi che richiedono un sostegno idoneo alla nostra fotocamera in modo che non ci sia alcuna vibrazione esterna. Per quanto riguarda l'obiettivo, invece, già l'obiettivo in dotazione è idoneo per fotografare la volta celeste. Tuttavia, se si vuole ottenere un risultato ancora migliore, ci sono degli obiettivi molto validi ultra grandangolari e molto luminosi. Un esempio è il Tokina 1120 f2.8, che permette una quasi doppia quantità di luce rispetto all'obiettivo in dotazione, oltre che avere un campo visuale molto più grande rispetto al classico 18 mm. Passiamo adesso alle impostazioni per fotografare la volta e gli oggetti celesti. Queste impostazioni sono utili se si vuole fotografare l'intera volta celeste con gli oggetti che sfrecciano nell'inquadratura. Tuttavia non sono idonei se si vuole fotografare gli oggetti celesti come i pianeti o le nebulose in maniera molto particolareggiata. Quello sarà l'oggetto di un altro video, magari in futuro. Le impostazioni base partono con la sensibilità del sensore. Ovviamente noi stiamo fotografando miliardi di soli che tuttavia si trovano a una distanza enorme dalla Terra, quindi la luce che noi vediamo è molto debole. Affinché la fotocamera sia in grado di catturare quanti più dettagli possibili della volta celeste, è opportuno dunque avere una sensibilità del sensore pari a 1600 ISO. Non vi preoccupate neanche di questa sensibilità, in quanto le fotocamere oggi in commercio riescono benissimo a sostenere tale sensibilità senza grosse degradazioni della qualità dell'immagine. Pensate solo che fino a 10 anni fa le top di gamma avevano una sensibilità massima di 800 ISO ed erano completamente spazzatura. Eppure i fotografi sono pur sempre riusciti a fotografare la volta celeste con ottimi risultati. Dopo aver fissato la sensibilità del sensore, occorre determinare l'apertura del diaframma. Essa deve essere la più grande possibile, quindi un numero di f più piccolo possibile sul vostro obiettivo. Ovviamente se avete soltanto l'obiettivo in dotazione, questa apertura è di f3.5, tuttavia se avete degli obiettivi più luminosi sono altamente consigliati in quanto permettono più luce possibile sul vostro sensore e quindi la vostra foto sarà molto più ben esposta e riuscirete a catturare quei dettagli della volta celeste che magari sfuggono anche all'occhio umano. Per quanto riguarda il tempo di esposizione, esso dipende dalla foto finale che vogliamo ottenere. Per avere degli oggetti celesti puntiformi, occorre seguire la regola del 500. Questa regola prevede che il numero 500 diviso la lunghezza focale equivalente che state utilizzando dia il tempo massimo di esposizione prima che le stelle comincino a creare delle scie. Facciamo un esempio: solitamente i sensori più comuni sono i sensori APS-C con un fattore di crop di 1,5 o 1,6. Se utilizziamo dunque un obiettivo di 18 mm, la lunghezza focale equivalente è di circa 29 mm.
Andando a dividere dunque il 500 diviso 29 mm si ottiene un tempo di esposizione massimo di circa 17 secondi. Quindi se noi impostiamo un tempo di esposizione minore di 17 secondi, le stelle saranno puntiformi. Se invece noi aumentiamo il tempo di esposizione oltre i 17 secondi, le stelle cominceranno a muoversi. Questo movimento è dovuto alla rotazione terrestre, perché nonostante noi stiamo utilizzando un treppiede e la fotocamera è ferma, tutto l'insieme si muove con la Terra. La decisione sta tutta se si vogliono appunto stelle puntiformi o se si vuole realizzare uno star trail. In tal caso, avere delle stelle che creano delle piccole scie permette una unione migliore, quindi un risultato più fluido finale. Queste sono le impostazioni di base per fotografare la volta celeste. Per ottenere ancora ottimi risultati, poiché si utilizza un tempo di esposizione piuttosto lungo, qualsiasi vibrazione della macchina fotografica fa sì che la foto finale sia mossa o non di buona qualità. Per evitare dunque qualsiasi vibrazione è opportuno, come dicevo prima, scegliere un treppiede solido e robusto e preferibilmente con un gancio nella colonna centrale a cui appendere un peso affinché si aggiunga più stabilità all'insieme. State però attenti a non sospenderlo nel vuoto, perché se c'è vento quel peso andrà a dondolare causando delle vibrazioni, quindi è idoneo avere qualche cosa attaccato che sia anche attaccato al suolo. Quindi conviene avere il peso sia agganciato alla colonna centrale ma a contatto col suolo, in modo che non possa creare nessuna vibrazione a causa del vento. Un'altra possibile vibrazione è quella dovuta alla nostra azione di scattare la foto. Per questo è consigliabile utilizzare o il timer di 2 secondi, in modo che una volta azionato l'otturatore la fotocamera abbia il tempo sufficiente per stabilizzarsi, o meglio ancora uno scatto remoto. Io per esempio utilizzo il trigger trap, che mi permette di collegare il cellulare alla macchina fotografica e impostare i parametri voluti con molta facilità, lasciando dunque l'intero apparato fare tutto da sé senza toccare la macchina fotografica. Ovviamente si può anche utilizzare il wifi se incorporato nella vostra fotocamera, tuttavia l'utilizzo del wifi fa sì che le batterie durino ancora meno ed è piuttosto sconsigliato, a meno che non abbiate più batterie di riserva. Altre impostazioni più particolareggiate sono lo scattare nel formato RAW. Questo formato infatti vi permetterà molta più possibilità nello sviluppo della vostra foto finale, riuscendo a far emergere quei dettagli che magari lo scatto in JPEG non vi farà cogliere. Occorre prestare attenzione alla messa a fuoco. Essa va fatta ovviamente affinché le stelle siano dei puntini ben nitidi. Tuttavia, molte volte questo non è ottenibile con la messa a fuoco automatica, proprio per le condizioni di scarsa luminosità che si hanno durante la notte. Occorre fare alcuni tentativi con la messa a fuoco manuale fino a quando non avrete un risultato che vi soddisfi. Se il vostro obiettivo ha una finestrella della messa a fuoco, non fateci molto caso, in quanto l'infinito che è indicato in quella finestrella non corrisponde effettivamente alla messa a fuoco infinito, ma può essere anche oltre l'infinito o poco prima dell'infinito. Anche se può sembrare confusionario questo oltre l'infinito e prima dell'infinito, ciò che vi interessa sapere è che il risultato sarebbe di stelle non perfettamente nitide. Quindi è pur sempre opportuno fare delle prove prima di iniziare la vostra sequenza fotografica. Se scattate il RAW, questa impostazione può esservi non utile, ma
vi può dare una prima impressione della foto direttamente dalla macchina fotografica. L'impostazione di cui sto parlando è il bilanciamento del bianco, che per le volte celesti si attesta intorno ai 3500 Kelvin. Questa temperatura è un ottimo punto di partenza per avere dei risultati sullo schermo della vostra fotocamera più veritieri. Tuttavia, appunto, se scattate il RAW potrete cambiare la temperatura colore, quindi il bilanciamento del bianco, durante lo sviluppo della foto. Per quanto riguarda la composizione dello scatto, è opportuno avere degli elementi terrestri nella foto. Questi elementi terrestri daranno un senso di grandezza alla volta celeste, oltre a dare un punto di riferimento o magari anche di contrasto. Per fotografare la volta celeste occorre dunque conoscere molto bene il luogo in cui andrete. Siccome si fotografa durante la notte, è consigliabile, se andrete in una località sconosciuta, di andarci durante il giorno e avere confidenza con il luogo e come e dove potete muovervi. Ovviamente occorre prestare attenzione anche alle condizioni meteo. Se il cielo è nuvoloso o presenta molta umidità, le stelle appariranno sfocate come se avessero un alone. Anche se questo può essere un bel effetto, tuttavia vi rovina l'intero scatto e può essere non voluto. Serve inoltre prestare attenzione alle fasi lunari. Se andate a fotografare durante la luna piena, essa sarà talmente luminosa che molte delle stelle in cielo non saranno visibili, a parte quelle stelle più luminose presenti nelle costellazioni più note. La luna piena è anche nemica della Via Lattea e delle varie galassie degli oggetti luminosi, quindi occorre fotografare durante la luna nuova o aspettare che la luna tramonti. Se vi avventurate dunque a fotografare la volta celeste, è opportuno conoscere alcune delle costellazioni presenti, soprattutto in base alla stagione in cui andrete a fotografare. Questo vi permetterà di orientare meglio la vostra fotocamera e di comporre uno scatto migliore, soprattutto se volete fotografare dei star trail. Piccola nota su come fotografare gli star trail. Essi possono essere composti da una sola foto o da più foto. Se volete ottenere dei risultati con una sola foto, occorre utilizzare tempi di esposizione dell'ordine dei minuti, quindi sensibilità e sensore molto più basse, anche ISO 100, e aperture del diaframma piuttosto chiuse, anche F8, F11 o addirittura F22. I tempi di esposizione risultanti saranno appunto sull'ordine dei minuti, se non delle ore, e circa un'oretta di esposizione già dà dei buoni risultati. Tuttavia questo ha degli svantaggi, in quanto fa surriscaldare il sensore in maniera non ottimale e si può rischiare di far morire alcuni pixel che risulteranno rossi nella foto finale. L'alternativa è quella di scattare più foto in sequenza per circa un'ora e mezza a due ore con le impostazioni dette prima. Poi sul computer si andrà a unire le foto facendo emergere soltanto le stelle e sono disponibili diversi programmi che fanno questa unione in modo automatico e soprattutto sono programmi gratuiti come StarStax. Poche parole sullo sviluppo fotografico. Quando andremo a sviluppare le nostre foto, dobbiamo prestare attenzione al rumore digitale e il rapporto tra la luminosità delle stelle e l'oscurità del cielo. Occorre anche fare alcuni aggiustamenti sul bilanciamento del bianco per ottenere dei colori quanto più naturali possibili, soprattutto se si fotografa la Via Lattea. Inoltre, un tocco di chiarezza o di meglio contrasto nei toni medi fa risaltare molte più stelle di quanto possibile, ma attenzione perché fa risaltare anche il rumore digitale.
Per maggiori informazioni vi invito a cliccare sul link in alto a sinistra oppure sul primo link nella descrizione qui sotto al video. Vi riporterà tutte le tabelle e gli esempi che avete visto durante il video con insieme ai dati di scatto. Spero di essere stato chiaro, ma se aveste dei dubbi non esitate a lasciare un commento qui sotto al video, che se l'avete trovato utile vi invito a condividere e a mettere mi piace, magari aiuterà anche altri. Inoltre, se non volete perdere gli altri video sulla fotografia, iscrivetevi al mio canale. Ciao!